Siamo in compagnia di Alessia Fabiani, protagonista femminile del film Piove sul bagnato di Andrea Muzzi e Andrea Bruno Savelli. Allora Alessia, ci vuoi parlare un attimino di questa esperienza? Com'è stato lavorare con questi toscanacci? Sembrerà uno scherzo, ma io ho avuto la varicella mentre giravo questo film. È una varicella a 30 anni, non è stata male, no scherzo, nel senso è stato un divertentissimo veramente stare a contatto con questi ragazzi che sono dei comici straordinari. Io avevo avuto modo di vederli a teatro e mi hanno conquistato per la loro comicità e il loro umorismo genuino, il loro far ridere in maniera elegante e pulita, cosa che secondo me si è un po' perduta. E la varicella l'ho avuta davvero, ma sarà stato, vabbè, il virus quando deve venire, però è stato divertente perché io poi sono stata ferma una settimana e loro hanno dovuto rallentare tutto perché erano proprio i giorni delle mie scene. Senti, appunto, tornando un attimino alla toscanità, tu sei dell'Aquila, quindi abruzzese, hai vissuto a Roma, a Milano, quindi sei entrata in contatto, diciamo, con un tipo di comicità completamente diversa. Sì, infatti, come ho detto prima, ho proprio riscontrato questo modo nuovo di far ridere, che è appunto è elegante, è pulito, e mi sono anche io un po' immedesimata con loro. Addirittura c'è stata una settimana in cui parlavo fiorentino anche io, perché poi ti contagiano facilmente. Senti Alessia, tu hai iniziato piccolissima da bambina a lavorare in televisione, hai iniziato con Maurizio Costanzo, Simona Izzo, quindi due grandi, soprattutto Simona Izzo per quanto riguarda appunto il discorso attrice, regista e poi anche doppiatrice, con la sitcom di allora, si chiamavano così, Orazio. Ecco, come sei finita su quel set? Orazio è tanto tempo fa. Eri una bambina, facevi la figlia, no? Avevo una decina di anni e ero stata invitata insieme a mia madre ad una rassegna, tra l'altro cinematografica, che era quella del premio Flaiano a Pescara, quindi sempre appunto in Abruzzo, e per caso fui notata da Maurizio Costanzo per le mie lentiggini, per il mio essere un po' così nei canoni proprio della bambina del telefilm degli anni Ottanta, e infatti anche io da quel dì ho iniziato a fare questa fiction che era molto simile ai telefilm degli anni Ottanta, una sitcom molto demenziale, insomma, che era inserita all'interno di Buona Domenica, all'interno di questo contenitore televisivo. Ho continuato per 3 anni ed è stato il mio debutto. Quindi il tuo è stato uno dei pochi casi di attrice nata per caso, appunto. Bravissimo, attrice nata per caso e poi allontanata appunto dal fatto di aver deciso di fare televisione, però adesso con mio grande piacere voglio tornarci e voglio essere sempre più presente. Senti, poi tu sei cresciuta, ovviamente sei diventata donna, hai vinto un concorso di bellezza bellissima e da lì poi hai iniziato a presentare programmi, prima di moda, di bellezza e poi la famosa letterina. Ecco, ti chiedo però, dal passaggio da Orazio a Bellissima, cosa hai fatto? Sei tornata a fare la ragazzina qualunque? Hai fatto magari qualche spot o qualcosa? Guarda, sono tornata a fare, come hai detto tu, mi piace questa espressione, a fare la ragazzina qualunque, perché comunque, diciamo, lo sono sempre stata, lo sono sempre rimasta e quello credo sia fondamentale. Insomma, e sono tornata ai banchi di scuola, ho studiato tantissimo, infatti mi sono anche laureata, un po' in ritardo, insomma, mi sono laureata in beni culturali, no? 2 anni fa, e quindi diciamo che comunque ho condotto una vita molto 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 normale, poi no? Sono tornata poi con la televisione, eccetera. Tu sei stata anche letterina di passaparola, per anni essere letterina di passaparola è stato un sogno irraggiungibile per le ragazze, come sei arrivata lì e cosa ha significato per te essere letterina? Ma essere letterina è stata una bellissima esperienza, perché era l'esperienza di quel momento, diciamo che ogni cosa secondo me va fatta nel momento giusto, quindi oggi sarebbe retorico chiedere ma vorresti, cioè, perché comunque ogni età e ogni step va fatto al momento giusto, così proprio anche come la crescita, quando le nostre mamme ci dicono non abbiate fretta di crescere, perché poi insomma ogni cosa ha il suo tempo. Senti, hai fatto anche l'inviata, quindi hai fatto anche con lei che parla, non soltanto con lei che appare, ecco, l'inviata di Lucignolo soprattutto. Ecco, quella per te cosa, che tappa è stata? Importante? La rifaresti? Cosa ne pensi di un programma come quello che io a volte trovo veramente eccessivo? Cioè, te lo dico in maniera critica, non è che poi lo apprezzi così tanto come in genere viene apprezzato comunemente, lo trovo a volte quasi Lucignolo, lo trovo quasi un invito a trasgredire, quasi. Irriverente, sì. Beh, insomma, io questo tendo sempre a precisarlo,
quel periodo mi vedeva proprio attrice di qualcosa di irriverente. Io ho recitato un ruolo, ma questo non significava che io poi fossi davvero nella realtà così, cioè una persona irriverente. Lo sono a tratti, perché comunque credo che un'attrice debba avere dentro di sé molte molte caratteristiche, molte sfaccettature, altrimenti come si fa a fare finta di... Senti, comunque tu poi hai lavorato anche con Vanzina, in Pipe, insomma, hai fatto un musical, insomma, hai fatto tante cose che non tutti conoscono. È vero, non tutti conoscono e io diciamo che ne vado fiera, ma non ho mai messo i famosi manifesti. Non ho messo i manifesti perché credo che poi alcune esperienze veramente poi servano soltanto poi a te stessa, anche per crescere. Adesso, per esempio, fra un po' di giorni sarò impegnata in uno spettacolo a teatro a Milano, dove ci saranno 5 repliche soltanto esclusive, e ci sarà questo spettacolo teatrale su Pantani, quindi sulla morte del pirata, e sono felicissima di farlo, perché comunque, anche se non avrà questa cassa di risonanza, lo faccio per me. Senti, ti faccio due domande, diciamo così, una un pochino più seria forse, e una così un pochino più scanzonata. Da quale vuoi iniziare? Iniziamo da quella più seria. Tu sei stata così inserita nell'inchiesta di Vallettopoli, sì. Non voglio parlare di quello quanto sul fatto che un'inchiesta del genere può influire o negativamente o positivamente su una carriera. Ti chiedo, per te cosa ha significato? Considerando che questa inchiesta è stata l'inchiesta del nulla, perché non c'è stata, poi alla fine è stato soltanto sollevato un polverone, non c'è stato assolutamente nulla, credo che insomma la risposta ci sia da sola. Ha influito? Direi di no. Senti, quella più divertente, così una curiosità, com'è suocera Alba Farietti? Fantastica, è favolosa. Grazie, ciao. Grazie, ciao.